Tele due ruti. Può ripetermi quello che mi chiedeva prima? Stiamo chiedendo notizie sul piccolo Pino Moccero. Pino Moccero ultimamente gli è stata regalata una pista Policar. Policar. Ma purtroppo, diciamo, avrebbe... Ma lui su che corre? Sulla Brahma, Brahmans? Brahma. La Brahma. Lotus. Questo non lo so, perché fra l'altro, diciamo, ci è rimasto un po' male, perché avrebbe voluto essere presente a una... un raduno della bella gente. La bella gente è una festa che hanno fatto i fratelli Marco e Filippo Cintura, con i loro balli di Bump. Di Bump. Comunque, sì. Io spero di darle presto notizie sul piccolo Pino Moccero. Ma la domanda che molti fanno è: quanti anni ha adesso? Il piccolo Pino Moccero. Adesso le faccio un'altra domanda. Anna e Mauro Pacirdi, splendida coppia. Lei, io sono commosso perché lei mi ha gratificato. Lei come si chiama? Cremona 21. Io mi chiamo Cremona 21 per servirla. Secoli fedele. Ecco, adesso non esageriamo, insomma. Comunque, a più tardi, diciamo, proverò a chiedere agli amici della bella gente, a Violante Badagliacchi, se ha sentore del piccolo Pino Moccero. Avrebbe voluto in realtà una Scalextrix, che era un altro tipo di pista. Purtroppo, diciamo. Ciao caro. Buongiorno. Purtroppo, diciamo, è andata così. Si è dovuto accontentare della Policar. Beh, che non è da poco, insomma. Sì, invece, è un oggetto comunque vintage. Certo, ma lei invece mi dica, ha mai portato sul suo taxi Jean de la Soucanière? Jean de la Soucanière? Beh, quello è un uomo di mondo. Vero, va con mezzi propri. Va con mezzi propri, ma poi prenderà sicuramente l'NCC Jean de la Soucanière. Io la ringrazio. Ma è stato veramente un onore e soprattutto un grandissimo piacere. Perfetto, lo sarà molto contento anche Anna e Mauro Pacirdi, splendida coppia. L'abbiamo detto. Ma sono ancora insieme dopo il tradimento con la trans Marilena? Questo hanno ricucito, perché la famiglia, diciamo, vale più di ogni altra cosa, anche se... La trans Marilena comunque penso che abbia casa da queste parti, perché... Questo non glielo so dire, perché probabilmente dalle parti dello zio d'America, mi hanno detto. Ah sì? In periferia? No, periferia, piazza... Beh, se era piazza Sempione, piazza già... Piazza Sempione. Monte Sacro, mentre Monte qui Sacro, siamo, sì, a Monteverde. E qui... Senta, ma qui siete, diciamo, tutti post-comunisti... O ci sarà ancora qualcuno del PD? No, questo non glielo so dire, perché la gente non... Se lei dovesse avere bisogno... Se metti Felpa Iemma... Beh, volesse... Felpa sicuramente, a parte che starà in giro a promuovere il suo libro. Eh sì, Perdite Bianche. Perdite. Io la saluto e la ringrazio. A presto, caro. A prestissimo. Tele Durruti. Tele Durruti. La sai apprezzata, bella gente.